presentiamo oggi la nuova DS7 in una location straordinaria, che è una location innovativa, tecnologica, all'avanguardia, che si chiama Step. Bene, proprio come il marchio DS fin dalla sua origine dal 2014, un marchio innovativo proiettato verso il futuro, un marchio che interpreta nel mondo dell'auto il lusso alla francese. Prima macchina della storia DS, la DS7, oggi si rinnova, quindi un momento estremamente importante da un punto di vista, come dire, dell'immagine, ma anche da un punto di vista commerciale. DS7 è stato un grande successo commerciale in Italia, più di 12.000 le vetture vendute, e quindi oggi il rinnovo è un momento straordinario per noi, un momento di grande attività. Una marca che continua a rinnovarsi e innovarsi. Nel 2021 abbiamo presentato due nuove vetture, la DS9 e la DS4, oggi rinnoviamo la DS7, quindi un marchio all'avanguardia, un marchio attivo, un marchio che in controtendenza anche un po' rispetto a quello che è il mercato dell'auto oggi. Il mercato è un mercato, soprattutto il mercato premium, un mercato in difficoltà, un mercato che perde circa il 25% nel primo semestre. Noi siamo, come marchio DS Automobile, completamente in controtendenza, cresciamo del 31% rispetto all'anno precedente grazie a quello che è l'offensiva prodotto, quindi i nuovi prodotti, una gamma che è passata nell'anno scorso da due modelli a quattro modelli, e grazie al fatto che oggi rinnoviamo con grande entusiasmo il nuovo DS7. DS7 si rinnova completamente per proporsi ancora più moderna nel mercato, si rinnova da un punto di vista del design, anzitutto porta quelli che sono i canoni stilistici nuovi del marchio, che hanno esordito sulle ultime nostre concept car e hanno poi esordito nella produzione su DS4, quindi cambia completamente il design del frontale, è un po' più quadrato, un po' più massiccio, molto più SUV, con più ancora più personalità, motivo per cui perde il nome Crossback e diventa solo DS7. Cambia anche il design della parte posteriore, anche in questo caso un po' più squadrata, un po' più da un senso di maggiore larghezza. Non cambia quello che è, come dire, il comfort di bordo, quello che è la volontà di coccolare il pilota, di coccolare le persone che occupano le nostre vetture. Comfort che passa attraverso quello che è la scelta dei pellami, i materiali utilizzati. E cambia però, invece, si evolve la tecnologia. La tecnologia a bordo, intendo l'infotainment, un infotainment di nuovissima generazione che chiaramente serve a supportare ancora di più, ancora meglio, chi guida la vettura, e quindi che può usufruire dell'infotainment in una maniera estremamente facile, estremamente funzionale. Tecnologia che poi si esprime anche attraverso l'elettrificazione. Oggi il nuovo DS7 è disponibile in tre versioni ibride plug-in: una versione ibrida plug-in da 225 cavalli con trazione anteriore, una versione ibrida plug-in da 300 cavalli 4x4, 4x4 perché dispone di un motore termico, ovviamente un motore elettrico all'anteriore e un motore elettrico al posteriore, e poi esordisce sul nuovo DS7 una versione estremamente performante da 360 cavalli, un motore quindi estremamente potente, anche in questo caso un motore termico all'anteriore e due motori elettrici, uno all'anteriore e uno al posteriore, e quello che poi sostanzialmente le performance sono adeguate, la vettura è adeguata alle performance, quindi una vettura che ha un assetto ribassato, più larga, con dei freni estremamente potenti per regalare grande piacere di guida ai nostri clienti. DS è una marca, una scommessa vinta del gruppo PSA e oggi del gruppo Stellantis, una marca diffusa in soli 7 anni in 41 paesi con 450 DS store nel mondo, quindi è commercializzata in tanti paesi nel mondo, il primo mercato ovviamente è la Francia, ma il secondo mercato nelle performance commerciali di DS è l'Italia. Gli italiani hanno apprezzato e stanno apprezzando e continuano ad apprezzare quella che è la nostra proposta premium, un premium differente rispetto agli altri costruttori che tipicamente abitano questo settore del mercato. Noi facciamo un premium che, come dicevo, vuole portare il lusso alla francese all'interno del mondo automotive, e lo stiamo facendo con successo.